Forse fare solo due gol è peggio che farne uno solo. Almeno quello solitario resta perfetto nelle statistiche. Individuabile, riconoscibile. Chi ha segnato ricorda il giorno, il mese, l'anno. Ma chi segna due volte non rischierà di fare confusione? Liam Brady scende, nessuno lo disturba, adesso cerca qualche compagno, trova l'inserimento di Marangon che evita un avversario, palla sul sinistro, diagonale, gol di Marangon. Inserimento centrale di Manicone, può andare fino in fondo, Manicone anche col sinistro, segna il gol, Manicone. Punizione per l'Inter, tocco per Bergamaschi, sinistro, una saetta, pallone in rete, gran gol di Bergamaschi. Vieri, poi Mutu col destro, palla all'incrocio, grandissimo gol di Adrian Mutu. Inter impegnata in trasferta sul difficile campo del Cagliari. Sblocca il risultato la girata repentina di Dino Baggio. Parte il pallone, deviazione, Dino Baggio gira velocemente e anticipa tutti, gol dell'1-0. La Roma ospita un Inter determinata e ricca di talenti. Sblocca il risultato il virtuosismo in area di Domenico Morfeo. Morfeo, il rimpallo lo favorisce, si gira Morfeo. Splendido gol di Domenico Morfeo.
La finale di Coppa Italia ripropone il confronto infinito tra la Roma di Spalletti e l'Inter di Mancini. Non lascia scampo a Doni la bomba dal limite di Vitor Hugo Pelé. Balotelli da corner. Aquilani. Pelé ci riprova. Che sassata! Pelé che riaccende le speranze dell'Inter. È proprio il suo stadio, l'Olimpico di Roma, in questa edizione della Coppa Italia.